Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare su Outriders World Slayer, questa prima e grossa espansione, speriamo che duri il più possibile. Io come sempre ringrazio tutto lo staff di Koch Media Games per avermi accontentato su questa mia richiesta, se era possibile avere un codice in versione PlayStation 5 per continuare questa collaborazione, perché avevamo iniziato con la versione con il gioco di Outriders in collaborazione con Koch Media Games. Ringrazio Josafat di Koch Media Games per aver accontentato la mia richiesta di continuare a portare questo titolo, questa nuovissima espansione di Outriders World Slayer. Quindi, ragazzi, a questo punto possiamo continuare. Gradirei, se possibile, un ringraziamento anche da parte vostra a tutto lo staff di Koch Media Games. Ok, tanto questo ha detto già prima. Quindi ancora un ringraziamento a tutto lo staff di Koch Media Games. Un ringraziamento a tutto il team di Square Enix. Grazie ancora a Josafat per questa gentilezza. E io sono veramente fiero e contentissimo di continuare a portare questo titolo che veramente mi sta piacendo tanto, veramente tanto. Ci ho passato veramente tante di quelle ore che, insomma. Ci siamo divertiti alla grande, quindi, e ci continueremo a divertire. Vediamo un po' dove proseguire. Noi ci troviamo qui, dobbiamo andare qui, quindi adesso, no? Vai, viaggiare. Sì, viaggiare, tanto è sempre bello viaggiare e va bene così. Ragazzi, se non faccio tanto bordello è perché è tardi. Sto registrando che sono le 2:20 di notte. Ci siamo. Driftwater è più avanti. Ok, Tiago, cosa devo cercare? Una barca. Procuratene una al porto per oltrepassare l'acqua. Poi dovresti trovare un passaggio sotto le mura dei ribelli. Allora, sotto le mura dei ribelli. Un attimino, ragazzi, adesso andiamo, non me ne volete, sto facendo ok. Allora, eccoci qui. Da che parte bisogna andare? Tiago, L'equipaggiamento. come sai come entrare nella fortezza? Non Mi ti hanno preoccupare. imprigionato lì, torturato tanto che credevo di morire. Io entro Ma sono ovunque, riuscito a poi. scappare dalle fogne e a rubare una barca. Ho fatto da qua fino alla foresta, senza voltarmi. La gente che viveva a Driftwater, Tiago. Chi era? Un insediamento delle CIA prima della guerra. Ora non restano che fantasmi. Che è successo agli abitanti? Si narra che all'alba la figlia di un pescatore notturno suonasse la campana del porto per richiamarlo a casa. Ma una notte i ribelli comparvero dalla nebbia mentre i Appunto. pescatori dormivano. Sterminarono il villaggio. Quando il pescatore fece ritorno, si gettò sui soldati. Non durò molto. Il giorno dopo scese una fitta nebbia che celava una figura con impermeabile gancio insanguinato. Il fantasma del pescatore, pieno di sensi di colpa e in cerca di vendetta. La Ok. campana rintoccò a ogni ribelle morto. Si dice che si riesca ancora a sentirla. Se lo dici tu ci fidiamo, Un diario. eh. Ne abbiamo trovati tanti anche prima, quindi, di diari qui. Ne abbiamo trovati veramente tanti, quindi ci mancherebbe. Da che parte andiamo di qui, eh? Eh sì, andiamo sul ponticello. Cosa abbiamo? Sembrerebbe che la direzione sia qui, eh? Ok, la direzione è qui, non sembrerebbe. Togliamo il. Allora, innanzitutto andiamo qui, eh? Ci può servire poi da teletrasporto, quindi ci può fare sicuramente comodo poi. Vabbè, le munizioni credo che. Dobbiamo passare qui sotto? Sembrerebbe di sì.
Sembrerebbe che dobbiamo passare qui sotto. Togliamo anche il sembrerebbe. Esaminiamo? Diciamo di sì, dai. Niente barche sul molo. Ah, mi sembra di vederne una in quel bacino di carenaggio. Dove andiamo? Maledetta campa. Dove andiamo? Ma che cazzo? Ah. Arrivano subito nemici, vabbè. Era anche ora, eh. Outrider, sentiamo degli spari. Sono i ribelli. Il villaggio non è a parte. Ma il ribelle sono io, poi non so chi siete voi, ma va bene, insomma, eh. Il ribelle sono io, da sempre. Ho il certificato che sono ribelle, quindi lo posso dimostrare. Lo posso dimostrare. Ve lo dico io che lo posso dimostrare. Maremma, ma quanti ne sono? Quanti ne sono? Ai ai ai! No ragazzi, qui mi fanno il culo, eh! Qui è probabile che mi fanno il culo, quindi... Ok. Maremma. No, ma dai. Forse un po' azzardato a questo livello che sto giocando, Proviamo un'altra volta a livello Apocalisse 7, dopodiché ragazzi magari andiamo... Sentiamo degli spari. Sono i ribelli. Il villaggio ancora, il ribelle sono io. Il problema sono i cecchini. Sono i cecchini ragazzi. Il problema sono i cecchini. Eh sì. Il problema sono loro. Ma qui mi circondano. Qui mi circondano. Qui mi circondano. Che goduria questo gioco, ragazzi. Con le cuffie, con le push 3D. Mamma mia. Che goduria. Tanto io registro sempre in cuffia, quindi per sentire l'audio nel migliore dei modi. Maremma. No, no, che bordello. Ma ne sono troppi qui, ragazzi, ne sono veramente troppi. Ne sono maremma. No, 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 via. Via. No, dai, impossibile.
Impossibile. Riproviamo. Riproviamo. Outrider, sentiamo degli spari. So, mi conviene abbassare il livello Apocalisse a 6. Vediamo un po'. Maremma, che casino, ragazzi. Ok, è un casino. È un... No, no, ma... Maremma... Ragazzi, non la sono vista brutta, eh. Però così, dai. È un putiferio qui, eh. È un putiferio, ragazzi. Cosa gli racconto a questo? Cosa gli raccontiamo? Adesso vediamo. Wow, finalmente, finalmente. Finalmente, ragazzi. Dai, che forse ce la facciamo, eh. Io dico forse perché... Meglio volare basso, ragazzi, meglio volare basso perché... Ok. Maremma. Che bordello. Che bordello, ragazzi, che bordello. Ok, ora sì, eh. Ora si gode, e beh, ora si gode. Si gode, ragazzi. Possiamo godere, direi. Diciamo, non è tanto semplice, ma non è semplice semplice. Andiamo a rifornirci di munizioni qui, eh. Un attimo solo, eh. Vediamo un po'. Ok. Datemi tempo, eh. Andiamo qui. Tanto è qui che bisogna andare, ragazzi. Parlo a bassa voce perché sono le 2:35, quindi
di notte, non di giorno, eh. Attenzione. Ok. Bene così. Bene, bene così, eh. Tranquilli. Ok, ottimo così, ragazzi, eh. Ottimo. Portiamo a termine questa missione e poi chiuderemo questo gameplay sperando di farcela, perché è un casino qui. È un vero... E chi arriva qui, dove siete? Ok. È qui un casino, ragazzi, eh. È veramente un casino. Ma dove si nascondono? Ma guardalo qui. E uno è qui sopra. Ok. Fermi tutti, eh. Ah, l'ho completata, quindi possiamo proseguire. Non so se è finita la missione, però, eh. Non cantiamo vittoria qui, perché... Non cantiamo vittoria. Ah, merda. Questa barca è messa male. Che sia il pescatore. No. No, è impossibile. Non può essere il fantasma del pescatore. Mi devo calmare. Le storie di Tiago mi disorientano. Outrider, vediamo qualcosa di strano. Nebbia in arrivo dal fiume. Dentro c'è una luce. Devi andartene. Comincio a pensare che tu abbia ragione. Allora, innanzitutto, me ne vado quanto lo dico io. Se lo dico io vado, altrimenti... E anche perché voglio andare a prendere questa cassa che dovrebbe essere qui sopra. E poi arrivano altri nemici comunque, quindi... Maremma. Ok. I cecchini sono pericolosissimi, ragazzi, eh. Lo sappiamo benissimo. Allora. Lo sappiamo benissimo che sono super pericolosi, eh. Livello ascensione 6. Dove bisogna salire? Qui, forse, vediamo, eh. Togliamo anche il forse perché è qui, ragazzi. Togliamo anche il forse perché tanto è qui. Bene. Molto molto bene. E adesso? Alt
Ah, ok. Fantasmi per la città fantasma. Fammi passare, pescatore. Non ti ho fatto niente. Pescatore. Esatto, sarò un cazzo di fantasma, stronzo delle CIA. Che ne dici di raggiungermi nell'alto? Ah, quindi questo qui mi insulta in pratica. Mi insulta questo qui, ragazzi, e vabbè. Sì, no, quanti nemici ci sono? Sono troppi. Ne sono troppi, ragazzi. Ne sono troppi, sì. No, qui mi fanno il culo, eh. No, qui è la volta buona che... No, qui devo abbassare il livello. Sono troppo più forti i nemici, ragazzi. Io adesso... Questa volta ci proverò, ma... Non so con che risultati, ma va bene. Non so con che risultati, vediamo un po'. No. Devo abbassare per forza, ragazzi. Devo abbassare il livello Apocalisse. Mandiamolo al livello 6 perché secondo me sono un po' troppo avanzati di livello e mi fanno male. Riguardiamo la cutscene, che tanto è breve. Fantasmi per la città fantasma. Fammi passare, pescatore. Non ti ho fatto niente. Almeno così l'ho rapportato quasi a pari livello, vediamo un po'. Ok. Ti raggiungerò nell'aldilà. Ma non sei il mio tipo, quindi poi mi offendi. Poi mi offendi perché dovrei raggiungerti nell'aldilà. Dove vado, ragazzi? Maremma. Però qui. Vabbè, no. Mi sono messo in trappola. Vai, mi ha fatto il culo, eh. Ragazzi, forse qui è calibrato un po' male, nel senso che non ci si riesce a muovere. Vabbè, vediamo un po'. Comunque dobbiamo distruggerlo, questo è sicuro. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Per la città fantasma. Fammi passare, pescatore. Non ti ho fatto niente. Esatto, sarò un cazzo di fantasma, stronzo della CIA. Che ne dici di raggiungermi nell'aldilà? Ma anche no. Ma anche no. Vabbè. Però ogni volta così no, Non posso perdere ogni volta, E basta. No, via.
Maremma. Ragazzi, mi sta facendo sudare le 7 camicie, le camicie che non porto. Camicie che non porto addosso, me le sta facendo sudare comunque. Ragazzi, io abbasso un altro po' il livello, mi dispiace, non me ne volete, ma non posso stare qui fino alla prossima Olimpiade, mi dispiace, ma significa che in certi punti devo abbassare per forza. Anche perché i boss comunque erano tutti di livello 40, in certe zone non si riesce a progredire, insomma, ecco. Fammi sì, passare, sì. Pescatore! Non ti ho fatto niente! Pescatore! Esatto! Sarò un cazzo di fantasma, struzzo della regia! Che ne dici di raggiungermi nell'aldilà? Ma non credo proprio! Ma non credo proprio! Ma non credo proprio! Comunque sono di livello 37 i nemici, ragazzi, non è che sono pizze e fichi, insomma, eh. Insomma. Poi appena sarò livellato al punto giusto, gli facciamo il culo alzando il livello, ecco. No. Fermi tutti. Nessuno che arriva ad aiutarmi. Ditemi se è normale che devo far tutto da solo. Tutto, eh. Da solo. Vabbè. Va bene. Se raccolgo tutto. Raccolgo tutto, sì, ragazzi. Basta, no. Ok. È tosta, ragazzi, è tosta, eh. Non c'era nessun fantasma. Era tosta, però. Che si aggirava in impermeabile per spaventare gli incontri. Sei proprio sicuro? Io ho una barca. Penso sia. Dove andiamo? Ok. Bene. Bene, bene, bene. Oltre questo punto non mi sono mai addentrato. Se Black Gull c'è la tana del lupo, questa fortezza ne è le sue fauci. Ho paura per te, Outrider. Vorrei che ci ripensassi. Sai che non posso. Non c'è nessun altro che può farlo al posto mio. Ascolta. Se non dovessi tornare... Devi... Altrimenti non ci sarà un domani per nessuno di noi. Ragazzi, non me ne volete che ho abbassato il livello di difficoltà, ma altrimenti avanti non si andava, eh. Altrimenti non si andava, e l'avete visto, quindi... Devo potenziare le mie armature, le armi e compagnia cantante, insomma. Più in là dovresti trovare il tunnel da cui sono scappato. Dentro, sotto la grande lama, c'è uno scarico che porta alla zona delle esecuzioni. Ricordo ancora che ho strisciato tra i cadaveri per riavere la libertà.
A quest'ora il cortile dovrebbe essere vuoto. I boia lavorano soltanto all'alba. Rimettiamo il livello Apocalisse 7. Dove andiamo? Si cammina piano proprio qui, eh? Si va con calma, ok, ok, con calma, ragazzi. Con molta calma. Tiago, sicuro che sia la strada giusta? Non voglio che riaccada quello che è successo al villaggio. Lo ricordo chiaramente. Abbi fiducia, Outrider. Che cosa abbiamo qui? Che casino. Che casino. Proprio una bella lametta. Ehi! E tu chi cazzo sei? Ah, ma che cazzo? È la mutazione! L'Outrider è qui! Uccidete lo stronzo! Ho una palla sulla testa! Siamo ricchi! Balliamo! Ma che balliamo? Ah! Balliamo... No, vabbè. Ho rialzato anche il livello, vabbè. Non so se era il caso, ma va bene. Ma va bene. Proviamoci. Se no poi riabbassiamo, ragazzi, eh? Non c'è problema. No, questo cosa vuole adesso? No, no, ragazzi, io non lo affronto, eh. Io non lo affronto adesso questo. Ma che scherziamo? Via? La lava va nutrita. Vattene, niente. No, perché? Cosa gli ho fatto di male, perché? Per meritarmi tutto questo? Cosa ho fatto di male io? No, dai. Oh, ragazzi, qui devo riabbassare il livello. Non me ne volete? Perché non me ne volete? Non me ne volete, ragazzi, ma... Ma andiamo avanti, tanto la cazzina l'avete vista già. Non me ne volete, ma il mio equipaggiamento non può reggere. Non può reggere attualmente. Maremma. Ce la facciamo?
ce la facciamo, insomma. Allora, bisogna andare qui, ma sarà finito il livello secondo voi, ragazzi? Io ho qualche dubbio. Grande mutazione! Sono io, di qua! Ho pescato l'anomalia e sei giunto! Ti prego! Mutazione, ti devo la vita! Quindi? Mi farebbe comodo una guida. Conosci Black Guns? Sì, ma... No, 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 non puoi andarci! Nessuno fa ritorno da Black Gulch, neanche una grande mutazione. Mi devi la vita, ricordi? Va bene, faccio strada. Ehi. Proviamo a rialzare. Tempo fa, Seth, sul campo di battaglia, per portarti dal Gran Maresciallo. Aha. Ah, sì, come ai vecchi tempi, allora. Allora, vediamo un po', ragazzi. Forza anomalia. Un attimo. Ho visto un'arma, aspettate. Questa? Perché è di questo colore? Questo è da cecchino. Vabbè. Più avanti farò gli equipaggiamenti del caso, va. Outrider, tutto bene? Mi hai gettato in un cortile per le esecuzioni e il tuo villaggio abbandonato era pieno di ribelli. Mi spiace, i miei ricordi non... Suppongo che la mia mente voglia solo dimenticare quelli... Insomma. Insomma, ragazzi. No. No. Outrider, tutto bene? Mi hai gettato in un cortile per le esecuzioni. Un attimo. E il tuo villaggio abbandonato. Mi spiace, i miei ricordi non... Suppongo abbiamo anche il primo punto Pax qui, che mettiamo? Questo cosa fa? Aumenta. Ok, questo? Vai. E qui abbiamo altri punti. Allora, resistenza. Questo cosa fa? Ok. Bene. Speriamo bene, ragazzi, anche se non sono tanto sicuro che ce la faremo, Non sono sicuro, però. Però. No, qui mi fanno il culo a questo livello. Pericoloso qui, Ok. Devo potenziare le mie armature. Il mio equipaggiamento, ragazzi, va potenziato. Va potenziato. No, dai. No, no, così non si può, ragazzi. Io riprovo un'ultima volta a questo livello, dopodiché abbasso, No, perché non... Il villaggio abbandonato era pieno di ribelli. Mi spiace. I
miei ricordi non... Suppongo che la mia mente voglia solo dimenticare quell'inferno. Vabbè. Ok, no, sono un attimo concentrato, ragazzi, se non parlo molto. Questi sono... ragazzi, non me ne volete a dire, ma tu abbassi il livello. Sì, abbasso il livello perché tanto poi ripeterò i livelli per fatti miei, per potenziarmi, ma ragazzi... Outrider, tutto bene? Mi hai gettato in un cortile per le esecuzioni e il tuo villaggio abbandonato. Sennò altrimenti mi spiace. Non se ne esce fuori qua. Suppongo che la mia mente voglia solo dimenticare quell'inferno. Significa che ancora sono pronto ad affrontare i nemici di livello 40 in tutte le sezioni. Ecco. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questi nemici comunque fanno male. Fanno abbastanza, diciamo, danno. Ecco. Fanno danno, eh sì. Ok, andiamo qui. Sì, ma quanti ne sono? Quanti ne sono? Quanti ne sono? No. E dai. Sono 2 ore. Che casino, ragazzi. Ancora ero pronto per affrontare questa zona con il livello di armi e armature che avevo, secondo me. E poi va anche a mio discapito, perché se non alzo il livello non droppo armi e armature potenti, quindi è mia premura aumentare, no? Niente? Ah, ok, ce l'ho fatta. Diciamo che ce l'ho fatta. Non so se è finita, ma al momento ce l'ho fatta. Non so se è finita però, ragazzi, io sinceramente qualche dubbio al riguardo sinceramente ce l'ho, eh. Quindi vediamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vicolo cieco. Sei peggio di Tiago. Hai almeno idea di dove stiamo andando? Oh, Dio, ti chiedo pazienza, un rispettabile, lo giuro. Ora, osserva. Un attimo, no, qui non ho ben capito. Che dobbiamo fare? Oggetto da creare. E cosa creo? Quindi? Allora, stiamo un attimino, vabbè.
Lo faremo nell'accampamento quanto sarà, va. Tanto penso che qui sia quasi finito, no? Questa missione. Poi se ce ne sarà un'altra, questo non lo so io, ragazzi, sinceramente. Io questo adesso non posso saperlo. Non me ne volete, perché non lo so. Abisso dissacrato, il peggiore tra i letamari. Io non oso andare oltre, grande nazione. Daidi, ce l'ho fatta. Black Gulch. Ora mi serve un modo per riconoscere il tuo scienziato. Naturalmente. È semplice. A Salvador manca una gamba e usa un bastone. Ma fa attenzione. Resta comunque un ribelle. Ricevuto, una gamba. Non dovrebbe essere troppo difficile. Allora, io direi di continuare nel prossimo gameplay, ragazzi. Tanto penso che ha salvato automaticamente qui. Vediamo, facciamo subito una prova in diretta prima di chiudere questo gameplay, così siamo sicuri che nel prossimo episodio riprenderemo da qui, eh. Vediamo un attimino, perché sì, penso che il salvataggio automatico è stato portato a termine, insomma, vediamo. Perfetto, alla grande. Trova Salvador. E ragazzi, scusatemi che in certi punti ho abbassato il livello di difficoltà, ma avete visto che insomma. Allora, io come sempre ringrazio tutto lo staff di Coach Media Games, ringrazio tutto lo staff anche di Square Enix. Un ringraziamento anche a Josafat che ha accettato, ha accontentato la mia richiesta, che gli ho chiesto un codice di questa espansione di Outriders, quindi di continuare questa bellissima collaborazione con tutto lo staff di Coach Media Games, che sono veramente formidabili. Ecco ragazzi, adesso mi è tornato in mente, il livello del personaggio è un po' come i livelli di Diablo una volta portati i personaggi a livello 70, sto parlando di Diablo 3, a livello 70 poi iniziano i punti eccellenza. Ecco, e qui è una sorta di punti eccellenza alla Diablo, quindi ho aperto questo piccolo paragone. Un ringraziamento ancora a tutto lo staff di Coach Media Games, un ringraziamento ancora a tutto lo staff di Square Enix, un ringraziamento a tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube e che mi supportano e sopportano. Ragazzi, vi chiedo una gentilezza di lasciare un like ed un commento per Coach Media Games, che mi dà la possibilità di portare questi bellissimi titoli sul mio canale YouTube. Grazie ancora di cuore, Josafat, per la tua pazienza e per avermi inviato un codice. Ciao a tutti ragazzi, il vostro Diablotex vi dà appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao!